confronto shock al Grande Fratello tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi. La donna, una delle più amate in assoluto del programma, si è decisa a farsi valere ancora di più, ma stavolta le è andata malissimo. Dopo una puntata a dir poco complessa, Signorini in confessionale le ha detto: "Sei in una condizione stressata. Tu sei una persona rispettabilissima, una donna intelligente, autonoma intellettualmente, non hai bisogno di approvazione, segui la tua linea, sai argomentare e dimostrare in termini concreti quello che dici e questo per il programma è un valore immenso. Poi ancora Signorini, questo è un valore tuo immenso e te l'ho detto anche più volte. Ti sto spiegando anche il motivo in cui mi sono esposto nei suoi confronti e non avrei dovuto farlo. Però riconosco che tu a volte pur con questa mia predisposizione accogliente sai portarmi all'esasperazione perché sei egoriferita e porti la gente a una relazione tossica. Questo te lo dico", dice ancora Signorini, "non mi piace quando tu ripeti come un mantra sempre le stesse cose, evidenziando quando sei stata maltrattata". Confronto shock al Grande Fratello tra Alfonso Signorini e Beatrice Luzzi. E ancora il padrone di casa, il senso non è quello di mettere su bianco quello che ti è stato detto e ti assicuro che se dovessimo farlo con te la guerra è alla pari. Anche tu ti sei espressa in termini poco eleganti e affettuosi. Beatrice Luzzi non ci sta e dice: "I video che si mostrano in puntata sono tutti contro di me. Da mesi gli altri dicono le peggio cose e non si vede mai nulla. Io ho dato tanto e credo che questo trattamento che mi riservate ogni puntata sottolineando soltanto le cose negative non sia giusto. E ancora, se volete portarmi a uscire da qui sappiate che ci state riuscendo. Voi fate i tre quarti di puntata contro di me, altro che ego riferita, sono ego colpita. Io non posso credere che in questi 5 mesi che questi ragazzi hanno sparlato di me non è uscito un video, questo è essere ego bersagliata". Signorini ribatte: "Se avessimo voluto giocare al bersaglio lo avremmo fatto tutte le puntate. Vogliamo essere una squadra, poi sei una grande personalità, è ovvio che facciamo le puntate su di te". Beatrice allora riformula: "Io sono stata tanto emarginata che ora non riesco più ad andare avanti. Ma io fuori ho tante responsabilità da affrontare, allora Alfonso facciamo che esco anche io come Fiordaliso e voi continuate il programma, impostate le puntate su qualcun altro perché io sono piena. Io fuori ho una famiglia, una mamma, un lutto grave, non sto qui a prendermela in quel posto, non ce la faccio più, ho i miei limiti. Invito il mio pubblico a eliminarmi, perché non ho più niente da dare. Amen".